dove sono i miei genitori. Si stanno occupando delle procedure per il trapianto. Stavano litigando. Ho visto mia madre piangere, sembrava che mio padre la sgridasse. Loro si preoccupano molto per te. Yoga aveva il midollo compatibile. Quella è una cosa ormai passata. Vogliono anche un polmone da lui. È di questo che discutono. No. Non sono cose di cui ti devi preoccupare. Tutti si stanno facendo in quattro per farti avere le migliori cure possibili. Come riusciremo ad andare avanti? Facciamo una scelta e ci conviviamo. Non ci si può convivere, qualsiasi cosa decidiamo. Venite, l'abbiamo trovata! È ancora fredda e sudata, ha avuto un arresto respiratorio. Oh mio Dio! Che cosa ci fa qui? Ha capito cosa stava succedendo. Comincia a riprendersi. Si deve essere strappata la fleba e l'ossigeno. È venuta qui a morire. Pronti? Ci siamo. A posto. Staccandosi da tutti i macchinari, ha avuto uno shock da ipossia che ha innescato una spirale discendente. Se dovete prendere una decisione, avete poco tempo. Le risorse umane non trovano un supervisore. Come mai? Perché sei non supervisionabile, House. Due capi hanno minacciato di andarsene. Allora rimaniamo io e te. Non ho idea del perché sto prendendo questa decisione, né se sia la decisione giusta. Ma se sei veramente convinto di proporre ai genitori la tua possibile cura, puoi farlo. Grazie, lo farò. Alcune ore fa... L'hai detto a entrambi? L'ho detto a lui. È venuto nel mio studio. Mi dispiace. Beh, forse dovrei essere più arrabbiata con te. Sì. Dottor House.